Bella a tutti, ben ritrovati su LeonTube. Eccoci qui, in questo video continuiamo la nostra avventura. Abbiamo fatto un piccolo pezzetto, siamo partiti infatti da questo sacrario della grotta e adesso stiamo andando a quella torre, a conquistare quella torre lì. Abbiamo qui scontrato e sconfitto non facilmente tre golem. E adesso ce n'è un altro, anzi sono due, là andiamo a battagliare anche con lui e poi andiamo alla torre. Allora, vediamo. Ok. Questi sono decisamente più semplici. Perfetto. Nonostante la mia lentezza, ce l'abbiamo fatta facilmente. Raccogliamo. Ok, andiamo. Là intanto non è una torre, ma deve essere cascata una stella cadente. Eccola qua la torre, intanto là c'è una tempesta lassù nel cielo. Allora, tante rovine in questo posto. Ok, vabbè. Preso. Torre delle rovine di Orbo. Allora, non si muove bene, ho un problema. Oh, sei tu, falchetto? Sei proprio faticabile, eh? Mi dispiace, ma la torre topografica è fuori uso. La manutenzione sta richiedendo troppo tempo. Ecco, il terminale che mette in moto la torre sembra essersi bloccato. Ho cercato di esaminare ogni componente, ma non ho trovato nulla di rotto. Mi chiedo se non sia proprio la stessa torre topografica a essersi guastata. Ok, allora, questa torre è bloccata. Abbiamo questi, diciamo, queste strutture qui. Proviamo ad andare sopra, come era già successo per un'altra torre, entrare da sopra. Allora, bene, due razzetti. Li mettiamo qui. Ok, partiamo verso l'alto. Perfetto, siamo andati altissimo. E sì, infatti la torre vediamo che è bloccata. Ok, quindi atterriamo qui così sulla torre. Perfetto. L'abbiamo sbloccata. E adesso sì, andiamo qui. Ok, very easy. Buttiamo i razzi, insomma, ci servono per tornare su. Anche se poi, avendo sbloccato la torre, non dovrebbero più servire. Ce n'era un altro. Anche qui dei razzi. Perfetto. E laggiù.
capisco. Vai di sotto, bel miscelino. Ok. Perfetto, direi. Qui intanto ci sono tante rovine. Ok, andiamo a vedere se la torre adesso è sistemata. Acci picchiata. Il terminale ha ripreso a funzionare e senza che io facessi nulla. Sono stato io. Dai. Ma allora c'era un ostacolo sulla cima della torre topografica. Questo terminale e la cima della torre sono collegati. Può essere che l'ostacolo le impedisse di funzionare, bloccando poi il terminale. Comunque, ora che il problema è stato risolto, devo volare via. Vado di fretta. Ti ringrazio per aver riparato la torre e ti saluto. Ok. E quindi abbiamo sbloccato la torre. Qui saltiamo. Prendiamo. Attiviamo la nostra torre. Ok, questa scena invece non si skippa mai. E via, partiamo per il cielo. Ok, abbiamo sbloccato questa mappa aerea, la mappa del cielo, ma non la mappa dei sotterranei, del sottosuolo. Ok, lì vediamo un geoglifo, un altro. Quelli sono tutti ancora da fare, un'altra torre. Un sacrario, due sacrari. Allora, lì c'è la tempesta di... Oh, eccola! La prendiamo al volo. Non riesco a prenderla. Ah, no, perché... Cheggia di stella, potenza di attacco, frammento di una roccia misteriosa caduta dal cielo. La purezza simile a quella di una gemma la rende molto preziosa. Si dice che possa illuminare l'area intorno a sé. Ok, intanto la torre non la vedo. Ah, eccola qua sotto. Qui ci sono delle belle grandi rovine. Allora, non si vede un bel niente. Perfetto, comunque abbiamo completato e sbloccato quindi la torre e possiamo perciò utilizzarla per spostarci. Ok, intanto andiamo qua perché c'è un personaggio che mi sta chiamando. Ehi, spirito affine, ti stavo aspettando. Mi aspettavi? Eh sì. Ho scoperto queste rovine tanto vaste in questo luogo inesplorato e mi serviva aiuto per portare avanti lo studio delle rovine, che al momento è sospeso. Il fatto è che questo sito è troppo esteso e non posso occuparmene tutto da solo. Perciò ho chiesto al gruppo di ricerca Zonau, che ha sede al villaggio Calbarico, di mandare qualcuno ad aiutarmi. Apprezzo molto che tu sia arrivato così presto. Grazie per aver fatto tutta questa strada solo per darmi una mano. Ma non è così. Cosa?
Non sei nel gruppo di ricerca Zonau. Capisco. Hai frainteso? Ho frainteso perché è davvero raro incontrare nuove persone da queste parti. Pensavo fossi venuto a darmi una mano. Mi ero anche dato da fare e avevo fatto una scoperta sulle stelle. Basterebbe una persona a darmi una mano e la mia ricerca avanzerebbe. Una scoperta. Ops, mi hai sentito? Perdonami, questa informazione non può essere di dominio pubblico. Se fossi stato uno del gruppo di ricerca Zonao, di sicuro avresti potuto aiutarmi a decodificare le iscrizioni. Posso aiutarti? Dici di potermi aiutare, ma pensandoci bene, non sarà un ricercatore, ma mi sembra un avventuriero con esperienza. Potrebbe essermi utile per portare avanti la mia esplorazione delle rovine. Sono già in ritardo con la tabella di marcia. Molto bene, ti nomino ricercatore, ma unicamente all'interno del perimetro di queste rovine. Da oggi in poi conto su di te, partner. Risolviamo insieme il mistero di queste rovine. Mistero. Allora, cominciamo subito. Prima di tutto ti mostro i risultati della ricerca condotta finora. Dammi un momento. Pant. Bene, quella stele è stata trovata tra le rovine. Dai pure un'occhiata da vicino, sono sicuro che rimarrai sorpreso. Esamina le rovine di Orbo. Questa e qui. Ok, posso esaminarle entrambe. Entrambe verranno esaminate. E segui la tecnica segreta del saggio del fuoco per attraversare lo spazio tra i due draghi dalla testa alla coda. Allora, sorpreso? È sorprendente. Appunto, è quel che dico anch'io. I Zonau sono un'antica civiltà, saper leggere i loro caratteri è poco comune. In ogni caso, probabilmente tu riesci a leggere quella stele, vero? L'iscrizione è in Iliano. Queste rovine sono intrise della civiltà Zonau, ma per qualche motivo le iscrizioni sono in Iliano. Da chi sono state erette queste strutture? E a quale scopo? Questa è solo un'ipotesi, ma le stelle ritrovate potrebbero indicare un punto delle rovine. Mentre prosegui con le tue indagini, cerca i luoghi di cui parlano le iscrizioni. Continuando a investigare le rovine, potremo scoprire perché sono state costruite. In qualità di ricercatore esperto, è questa la mia intuizione. Il corridoio tra i due draghi. Perfetto. Voglio rileggerla. Ok. Ok, sì. Sembra che il punto preciso sia tra due draghi. Sembra un luogo familiare, l'ho visto quando sono arrivato qui. Ok. Il punto deve essere quindi qui, all'interno di queste rovine, dopo andremo a vedere. Carica il potere della tecnica segreta del saggio dell'acqua e rilascialo al cospetto dei sei draghi. Mi ricordo di un luogo nefasto con statue di teste di drago. Ma dov'era? Al cospetto dei sei draghi. Ok, i posti, diciamo che sono qui, i luoghi. E lì, no, non so se è una testa. Intanto qua c'è un piccolo puzzle. Un Korogu. Tanto ormai ce n'ho una valanga. Già capito come ti devi mettere. Vediamo se ho indovinato. No, 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 sì. Così facciamo. Perfetto. Ok. Yeah! Io ho trovato, sì. Ma dov'è il vostro, quello che vi vuole, Gastone o chi per lui? Ovvio che sappiamo dov'è. Ma non ci vado finché il gioco non mi ci porta, diciamo finché la mia struttura non mi ci porta. Perché possiamo ovviamente andarla a cercare ovunque e si trova. Intanto, questa è una testa di drago e quella è un drago. E arriva fin laggiù. Questa, diciamo. Ma devono essere due. Intanto ho visto un golem. E delle uova. Vediamo un po' se lo. No.
Ottimo. Parli fuori con un colpo è molto gratificante. Non è invece gratificante quando loro ti atterrano con un fuoco, con un solo colpo. Allora, qui siamo fuori dalle rovine, però. Allora, una testa di drago. Ok, questa è una testa, devono esserne due. Ok, eccole là, due, guarda un po'. Perfetto. Ok. Ora devo usare la tecnica del fuoco. E com'è la tecnica del fuoco? Comunque andiamo un po' avanti a vedere cosa c'è qua. Allora, lassù intanto c'è un altro Korogu. Andiamo a farlo. Muniamoci di arco e frecce. No, devo atterrare. Voilà! Mi hai trovato! 84 semini. Ciao ciao. Allora, questa tecnica del fuoco potrebbe essere. Del saggio del fuoco per attraversare lo spazio tra i due draghi dalla testa alla coda. Ah, capito. Ok. Allora, vediamo un po'. Ehi voi, venite. Dalla testa alla coda, quindi dall'altra parte. E tra l'altro là è un volto. E quello non ce l'ho però a caso. Vieni bello. Vai. Ok, è questa. L'abbiamo trovata. Ora ho capito. O ci sono 4 stele. E altre due verranno fuori quando l'avrò sbloccate. Il corridoio tra i due draghi completata. Oppure ci sono solo queste due. Mi sembra strano che siano le due che io ho già. Ora dobbiamo trovare le 6 teste di drago. Yeah. No, seccato così, no. Vi dicevo prima. Cioè, eliminato con un colpo di bastone, che quindi è un'arma da 4. Dov'erano? Allora, quella me l'ha contata. Ah, me lo fa vedere dov'è? Perfetto. Allora, molto facile. Non avevo notato la cosa. E poi dopo tornerò da quei golem a prendermi la mia vendetta. Corriamo. Ah no, no, non è lì. No, non è lì.
Però qui ingrandendo, vediamo un po' se si riesce a vedere. Dalla mappa, questi sono i due draghi dalla testa e ai piedi. Queste possono essere le sei teste, visto che sono qua. Che ne dite? Andiamo là? Iniziando là, dai, andiamo a vedere quel punto, allora. Ci siamo quasi. Sì. Ok, però non è proprio qui. Andate più in là, qui ce ne sono tre comunque. Ok, qui dentro. Non so se sia quello, a parte che manca un pezzo. Che paura. E ok, no, qui non, però non sono le sei teste perché non sono sei teste, sono otto. Però qui se ne vedevano meno, eh. Esatto. Ah sì, perché sono sei. Allora, qui che bisogna. Sì, qui si potrebbe alzare qui, tra l'altro. Allora, dove sei? Non essere timido. Non sembra aver funzionato, anche perché manca comunque una testa che non so dov'è. Se fosse. Ora proviamo a beccare le colonne. Ok, no. Rileggiamo comunque la missione. Sono tutte lì. E rilascialo al cospetto dei sei draghi. Allora bisogna trovare meglio. Ok, ah, ecco le luci draghi, da sono qua. Tre sono sicure. Quello ghiaccia? No, dai, non così. Ok, ci riproviamo. Però non sono sei teste, eh. Sono tre. Vabbè, lo stesso. Al tappeto chiuso all'angolo, troppa fretta, non è questa la tecnica giusta, ovviamente.
Allora, qui ci siamo, però ce ne sono tre. Uno, due, tre, quindi non è questo il posto. Però ci proviamo. Ehi, Sidon, stai fermo. Carica il potere della... Vabbè. Al cospetto dei sei draghi. Qui ce ne sono tre. Ehi là. Oh, ottimo gioco di squadra. Gran clava nodosa. Dove sono questi sei draghi? Più a quello è trovare questi sei draghi. Qua dentro? Ok. Tanto lì c'è il drago. Ok, qualcosa può essere qui, ma non è a questo punto, perché i sei draghi dove sono? Ce n'è. Non ce n'è parvenza. Seguiamo questa strada. Sì, ok. Ti sblocco, ma... Per vedere giusto dove è l'altro. All'accampamento. Perfetto. Dopo ti porto. Ok, questo è come se fossero tipo mura. Ma dove sono queste sei teste? Questi sei draghi? Allora... Andiamo random. Devo fare tutti i draghi? Ad esempio, questo è uno. Però non mi dà un segno. Qui ci sono delle radici. Siamo sotto. Allora. Uno, due, tre. Quattro, cinque, sei. Qui sono sette addirittura. Vabbè.
Io lo carico il potere dell'acqua, eh. Non è andato. Carica il potere della tecnica del saggio dell'acqua e rilascialo al cospetto dei sei draghi. Ci siamo al cospetto, però loro non sono questi. Allora, siamo partiti dall'alto, scusate il silenzio, per provare a cercare dall'alto, abbiamo preso la torre. Allora, abbiamo visto che può... No. Qui c'eravamo già stati. Ok, direi che non ci sono. Ah, è qua. Queste sono 6 comunque, ok, perfetto. Qui sono 6 teste. Ok, vieni Sidon. Ok, non l'ha preso. Cambio arma. Ok.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, e qui poi ci saranno sicuramente altre due stelle con altre due missioni da fare per gli altri poteri, sono son sicurissimo. Ok, vediamo cosa troviamo in questo bel scrigno 5 di opale, ok. E anche questa l'abbiamo completata. Proviamo ad andare adesso dal nostro Omino. Allora, vediamo se mi fa vedere la posizione. Sì, esamina le rovine di Orbo. Infatti la missione non è completata perché ce ne saranno più avanti altre due quando sbloccheremo tutti i poteri. E quindi prima adesso andiamo a fare le quattro regioni. E no, dai che piove, se no scivolo, ti metto in casino. Qui se c'è un passaggio. Ok. Molto probabilmente saranno qui le altre due stelle che verranno fuori. Ehi là, partner, ti dai da fare fino a tardi, ma non voglio metterti pressione, ma conto su di te per portare avanti la ricerca. Cosa? Dici che hai scoperto il luogo di cui parla la stele? Sì, ho capito dove si trova. È stato bravo, partner. Allora andrò a dare un'occhiata. In questo caso non c'è altro che puoi fare per me. Farò ancora un po' di ricerche per conto mio, ma spero che mi darai una mano se scoprirò qualcosa di nuovo. Potrebbero esserci altre stele, per questo sto setacciando le rovine. Al momento non ho nulla per te, ma se trovo un'altra stele, spero di poter contare di nuovo sul tuo aiuto. Ok, perfetto. Quindi qui noi dovremo tornare da lui quando avremo fatto. Allora, intanto selezioniamo la missione. Cerchiamo di fare questi quattro fenomeni in modo da prendere tutto. Ok, quindi da qui ora andiamo a fare quest'altra regione e poi andiamo diretti lì. Qui ovvio ci saranno anche dei sagrari o qualcos'altro da fare, ma lo faremo più tardi. Allora, prendiamo la torre per spostarci. Intanto direi che con questo chiudiamo qui questo video. Ragazzi, se vi è piaciuto, un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici nei vostri social. Non dimenticate di lasciare un commento e come sempre, se vi va, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri aggiornamenti. Ciao a tutti!